Buonasera amici di MMO.it, ben ritrovati in questo nuovo momento speciale di retrospettiva. Non la chiamerei esattamente una lezione di Askzor, ma un momento dettato dall'ispirazione degli ultimi giorni che mi ha fatto propendere, anche con il vostro assenso durante il salotto degli MMO e gli streaming passati, di parlarvi un po' di Unreal, che è un gioco fantastico del 1998, molto sottovalutato e quasi sconosciuto alle menti di oggi. In effetti ha avuto meno successo di quello che si sarebbe probabilmente meritato, salvo che noi sappiamo che oggi il motore grafico che va per la maggiore è l'Unreal Engine 5, che è l'evoluzione dell'evoluzione 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 del primo motore di Unreal con cui fu creato appunto Unreal del 1998. Infatti vedremo proprio anche nel corso della serata quali sono queste peculiarità che hanno fatto sì che il motore di Unreal diventasse poi nel corso del tempo uno standard, anche se con fortune alterne. Comunque, il focus principale di oggi è proprio su Unreal 1, che è un gioco del passato, con un sacco di canoni del passato, un sacco di cose che magari oggi ci fanno storcere il naso. Non è soltanto un capolavoro, ovviamente vi farò vedere i pro e i contro, ma è un gioco dal quale secondo me si può imparare tanto. E questa piccola prefazione è proprio per presentarvi, secondo me, due elementi fondamentali che adesso andremo a vedere, dai quali diciamo si può trarre moltissimo, no? Adesso vedremo con Unreal. Il primo è proprio a proposito dell'Unreal Engine 5, di quello che va per la maggiore oggi, quanto è importante creare un gioco avendo coscienza dell'engine che si sta utilizzando. Più volte nel corso del tempo, durante questa live, vedremo che Unreal proprio offre degli scorci, dei paesaggi, dei dettagli, delle cose che sono particolari, non solo perché sono molto belle, adesso le vedremo, insomma, proprio perché, soprattutto se rapportate all'epoca in cui uscì, dimostravano come si lavorasse di concerto tra chi creava l'engine e chi faceva poi i livelli, le mappe, i modelli, eccetera. Quindi questo procedere di pari passo, no, tra chi crea il gioco di per sé e chi crea l'engine sul quale il gioco gira, che era una cosa tipica degli anni 90 fondamentalmente, oggi si è molto persa, anche perché usiamo appunto tanti engine che sono predeterminati, no? Tanti usano lo Unity, tanti usano l'Unreal Engine, ma sono engine di terze parti. Quindi uno non li ha fatti lui, no? Lo sviluppatore del gioco non è lo stesso sviluppatore dell'engine e io devo dirvi si perde qualcosa, vi farò vedere che cosa. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è un tema di sperimentazione, nel senso che io sono rimasto profondamente colpito da come come gli sviluppatori, insomma, di Unreal hanno reso gli ambienti e i livelli, che sono una cosa che voi sapete mi sta molto a cuore, ma che spesso vedo un po' lasciata da parte, nel senso che le ambientazioni, al di là della loro memorabilità, sono costruite veramente bene, con una sapienza, con una peculiarità per cui te le ricordi a distanza di anni, è divertente giocarci e soprattutto spingono in là, e ancora oggi in realtà lo fanno, lo standard diciamo un po' del level design. E adesso vedremo qualche esempio, ma io direi che vi ho annoiato abbastanza con questa presentazione iniziale e andiamo subito su Unreal, che faccio partire di base sperando che funzioni tutto perché voglio farvi vedere l'intro e poi ve lo commento un attimo perché è molto bello. Quindi ovviamente le cose non funzionano mai come dovrebbero. Eccoci. Ecco, questa è una scena che chi insomma, ha giocato all'epoca si ricorderà molto bene. Ecco. Ho solo bisogno, ecco, infatti lo sapevo che succedeva. Ogni volta che tabbo Unreal mi si resettano gli FPS a 20 e si fissano a 20, non so perché, quindi cercherò di tabbarlo il meno possibile. Dovrete darmi un feedback audio se si sente alto o basso perché è difficile da modificare. E se per caso la mia voce viene sovrastata dalla musica bellissima di Unreal, che deve esserci in realtà perché la voglio far sentire, ditemelo, ecco, così ci tariamo un attimo.
Allora, ragazzi, questo primo scenario che io adesso sto esplorando liberamente, mettendo il trucco Ghost, che sarebbe il noclip, è l'intro di Unreal ed è stato una sorta di benchmark ante litteram, ok? Questo livello mostrava fondamentalmente un po' tutte le potenzialità del modello del motore grafico di Unreal nel 1998, se non vado errato. Ed era una cosa pazzesca, una roba incredibile, ok? Cioè queste grafiche nel 1998 erano inaudite, ok? Notate che io lo sto giocando versione Unreal Gold con tutto originale, ok? Cioè non c'è mod pack, robe, niente. C'è solo il nuovo renderer di RTX 11 che è un casino andare a scaricare che mi permette di vederlo, capito? A 16 nonni con l'anti-aliasing e le robe. Però le texture sono quelle, i modelli sono quelli, le grafiche sono quelle, gli effetti sono quelli, cioè quindi la grafica è solo un po' più, capito, definita, leggibile perché in alta risoluzione, ma per il resto è uguale, ok? Ecco, e sta roba qua, che era un intero livello, che veniva caricato al menu principale e che veniva mostrato in tutti i computer shop, in tutti i trailer dei demo, giochi per il mio computer, The Games Machine, PC Gamer. Tutti quanti avevano prima o poi pubblicato il video, ok, o il benchmark addirittura di questo livello, per cui uno poteva vedere quanto era figo il suo computer andando in giro per questo livello, anzi in realtà c'era la telecamera, come vi ho fatto vedere all'inizio, che faceva un'inquadratura ella stessa senza che il giocatore potesse fare molto. Poi, una volta che si era in Unreal, uno metteva il trucco Ghost, no? E quindi poteva girare anche al di là della telecamera. Ecco, e cosa vediamo qua? A parte il fatto che ci sono delle sorte di easter egg o comunque cose nascoste, ma la prima roba che veniva all'occhio era luci, ombre e riflessi. Questa era la cosa sensazionale del motore di Unreal. Non è un caso se il primo frame che vediamo è lì sul ponte e ci mostra il riflesso del pavimento. Vedete che questo pavimento riflette. Adesso il modello del PG, vedete, sembra che stia nuotando perché abbiamo il trucco Ghost, però notate come questo era il riflesso nel 1998, una roba che non si era mai vista. Ed era pazzesco, ok? Tra l'altro il riflesso perfino degli effetti particellari del fuoco, capito? Che ovviamente oggi lo vediamo ed è fatto come è fatto, ma però rimane secondo me una personalità di fondo. E infatti questa poi la esploriamo nei livelli, perché uno non mi può. E poi l'acqua, no? E poi l'acqua ovviamente, oltre alle bellissime texture, eccetera. Ma diciamo l'acqua, i riflessi sullo scenario e gli effetti particellari e di luce erano, no, la cosa fondamentale. E questi sono elementi che fanno rimanere fresco il gioco, anche se poi quando uno va a vedere da vicino la texture vede che è una texture de merda a 64 pixel per 64 pixel, ok? Ma se uno ha i riflessi così, un bello skybox con una bella illuminazione, no? Un'acqua figa che si vede, anche se non ha ovviamente tutti i riflessi, screen space, ambient occlusion, i riflessi su schermo che abbiamo oggi, eccetera, però notate la personalità, no? Di uno scenario del genere. Io nel corso della live probabilmente lo ripeterò più volte, ma vedremo dei livelli che secondo me, noi che siamo MMOIT, potremmo tranquillamente dire. Li prendiamo oggi, li rendiamo un MMORPG, così invece di fare dei livelli piccoli, visto che abbiamo i computer di 30 anni dopo, li facciamo giganteschi, ma la grafica può tranquillamente essere una roba del genere e andrebbe benissimo e sarebbe fluido e non scatterebbe e non laggerebbe e non ci sarebbero i memory leak. Questo gioco è giocabile ancora oggi, cioè io sfido veramente chiunque a venirmi a dire io non voglio giocare ad Unreal perché questa grafica mi fa cagare. Non è possibile, ok? Non è possibile, ma non perché, ripeto, ci sono le texture in bassa definizione, io sono un nostalgico che vede le cose con gli occhi di un pazzo, ma perché una scena del genere, ok? È artisticamente valida, è artisticamente eccellente, no? Con i chiariscuri, gli effetti particellari, i riflessi, tutto quello che compone, capito? Che dà un'emozione alla scena, no? Le bandiere che ondeggiano al vento, quindi abbiamo anche un po' di animazioni al di là poi dei mob, cioè pensate quanta roba c'era in più. Notate tra l'altro che lì in alto c'è una torre dalla quale proviene una luce, cioè vedete c'è un alone blu di luce, quindi le luci sono colorate, no? Quella è blu, quella è più rossa, la luce ambientale è sul bianco, no? Quindi c'erano anche dei diversi colori nelle luci, che per il 1998 era pazzesco, no? Evidentemente. Quindi questo era, diciamo così, il benchmark che veniva propinato nel momento in cui uno voleva vedere se il suo computer ci stava dentro. Nel lontano 1998 si faceva girare Unreal, questo livello del castello, no? Questo benchmark del castello, fondamentalmente. Ok,
Ora vediamo il gioco di per sé dopo questa piccola, no, introduzione, doppia introduzione. Faccio una nuova partita giusto perché chi se ne importa, così facciamo giusto il primo livello, tanto si fa in fretta, vi faccio vedere come inizia. Ah no, ma questo è Return to Napalli, questa è l'espansione, non mi interessa, voglio un real. Vaffanculo. Allora, classico degli anni 90. Si inizia a bordo di un'astronave distrutta. Non si incontrerà mai anima viva lungo tutto il gioco. E già vi dico di base, i livelli interni sono decisamente inferiori rispetto ai livelli esterni, perché questi sì che sono datati, ok? Questo effettivamente è un livello con una grafica datata, perché è un interno e ovviamente nell'interno. Ok, non è che si può tanto stare a modificare, a inventarsi cose. L'interno è l'interno, hai molto meno margine, no? Anche tu come game developer di fare una cosa diversa o sensazionale. Interni, corridoi classici, no? Di uno sparatutto. Quindi nel momento in cui noi esploriamo, per quanto di personalità, cioè lo vedete, questa è un'astronave che è crashata su un pianeta, che si è schiantata su un pianeta. Ecco, bello con le luci che si accendono, si spengono, anche qualche venatura, diciamo così, horror, così via. Però, ecco, sono livelli classici da sparatutto anni 90. Questo potrebbe essere Quake, no? Come level design, non ha niente di speciale, niente di unico, ok? È ben fatto, ma ok. È dopo che vedremo veramente la differenza. Lo ruscio, vado in fretta perché tanto chi se ne importa, no? Voglio solo farvi vedere un po' le cose che colpiscono di più e poi vedrete che ingraniamo con un grande ritmo il coso. Le porte che si aprono, guardate che bello comunque, no? Cioè, pensate, nel 1998 avevamo addirittura una embrionale gestione delle ombre che non sono in tempo reale, questa è un'invenzione fittizia, però vedete che essendoci le luci che si muovono, le pale che si muovono, i developers si sono inventati un effetto sullo scenario di movimento. Queste non sono ombre vere, no? Ovviamente, non sono ombre in tempo reale, non esistevano. Questo è un effetto che viene dato allo scenario, però intelligente, no? Anche questo vuol dire sviluppare il gioco avendo cura di svilupparlo insieme all'engine che viene fatto. No, questo è uno dei tanti esempi che vedremo quando il level designer ha dovuto creare questa mappa. Sapeva che l'engine che facevano nella camera di fianco, nell'ufficio di fianco, permetteva i chiari scuri. E allora cosa ha detto? Ha detto: mi invento, probabilmente qua saranno degli effetti rotanti che mi scimmiottano l'ombra perché sul soffitto c'ho una cosa che ruota. E allora realisticamente, no, una cosa che ruota mi crea un'ombra rotante. Il gioco non permetteva ancora all'epoca, non c'erano le ombre in tempo reale e quindi hanno dovuto fare un artificio, però l'hanno fatto perché sapevano dove mettere le mani, capito? E questo è uno dei primi indizi per cui è importante, come vi dicevo prima, avere, no, un collegamento tra lo sviluppo del gioco e lo sviluppo dell'engine. Bene. Tanto notate che qua poi abbiamo anche la possibilità di usare degli oggetti nel corso del gioco, per esempio c'è questi razzi che se ne trovano tantissimi, che fanno un po' di, dai, classici bengala segnalatori, no? Che fanno un po' di luce attorno. Qua, scenata horror col primo mob che poi dovremmo uccidere che scappa, prendiamo la pistola dissolvente, la prima arma che anch'essa ogni volta che spara, vedete, crea delle luci. Questa era una roba che quando la usavi, io mi ricordo che quando sparavo con la pistola disgregatrice, ai tempi che furono, c'è cioè il gioco tipo morivano gli FPS, no? Sulla Voodoo 2 o chissà che scheda grafica avrò avuto all'epoca. Ecco, quindi cioè, bello, no? È molto interessante. Guardate anche qua l'accensione e lo spegnimento di queste luci. Queste sono tutte potenzialità del motore che nel 1998 erano straordinarie, no? Straordinarie. Vetri che si spaccano, guardate sto riflesso, no? Che segnala il fatto che c'è un power-up importante, anche questo usato con sapienza. Poi vi farò vedere dei riflessi usati veramente con sapienza più avanti. Qua c'è un piccolo enigma, c'è da aprire questo. Notate che su Unreal non c'è il pulsante USA, si premono le cose andandoci contro. È una scelta esplicita di semplificazione che fu fatta. No, ho sbagliato. Sono deficiente, non perdiamo tempo. Vado subito lì sopra, faccio fly, faccio walk. Ecco, e qua adesso usciremo dalla nave spaccando questo vetro, attivando questo affare, questo si apre e noi tendenzialmente concludiamo il livello all'interno, che è il primo livello all'interno, che abbiamo visto un bel livello con dei bellissimi effetti, no? Con sapienza, realizzato e tutto, ma che è un livello di uno sparatutto degli anni 90, ok? Adesso invece inizia la roba straordinaria.
Guardate qua, noi abbiamo passato tutto il tempo dentro questi corridoi sporchi di sangue, no? Illuminati, eccetera, e poi improvvisamente abbiamo, cazzo, il livello gigantesco. Questa roba dei livelli gigantesca io me la ricordo tanto, se lo ricordate, c'era in Serious Sam, che era un altro gioco che puntava molto sui livelli aperti e giganti, no? Con i quali si descrive tantissimo. Perché intanto c'è una questione di come descrivere la lore del gioco, no? Noi iniziamo a vedere dei cadaveri qua in giro, potendo esplorare liberamente delle capanne, quindi c'è una civiltà, no? Su questo pianeta, possiamo anche, siamo anche incentivati un po' ad andare in giro e esplorare per capire. Ma poi guardate le finezze, no? Ma chi glielo aveva chiesto di mettere dietro una roccia una piccola pozza di acqua? Nessuno. Cioè, questo è un elemento naturalistico completamente privo di significato. Non c'è nulla qui sotto, ok? Si va da un'altra parte per continuare il livello. Perché c'è allora? Perché probabilmente quando sviluppavano i livelli avevano l'engine designer che diceva: Dio santo, ma sai che ho creato un modo per fare un'acqua incredibile? Nel 1998 non perdevano occasione per fare degli scenari bellissimi in cui ci mettevano anche la scena naturalistica solo per sfoggiare, no, il fatto che l'engine permettesse certe cose. Cioè, guardate questo ambiente aperto fantastico, cioè tu ti pianti, lo raddoppi, lo triplichi perché oggi si può e lo rendi una zona di un Morpg. Dove sta il problema? È perfetto, ok? È perfetto ancora oggi per come è disegnato. Ok, quindi lì insomma capanna. Questa è l'astronave, una parte perlomeno che si è schiantata. Vabbè, mutazione dello scenario, insomma. Però questo è un livello innovativo, e per il 1998 non erano mica frequenti robe di questo tipo. Notate che è Unreal anche una minima fisica, per cui io posso spostare, capito, le casse, le robe di questo tipo. Ecco, e poi qua anche di nuovo bellissimo, no? Questo livello che non si prende, non ha paura di osare, vedete, a me piacciono molto questo stile di livelli, è il mio preferito, cioè i livelli seghettati o su molteplici livelli o comunque che non hanno un piano, no? Capite che a un certo punto hanno un dirupo. Ora ovviamente uno dice, certo, ma oggi facciamo i dirupi molto meglio. Il problema è che ragazzi oggi i dirupi non li facciamo, perché i livelli sono rarissimi trovarli seghettati in questo modo, no? Con una parte che non può essere acceduta. Oggi tendenzialmente i livelli sono proprio bidimensionali, cioè tu hai un'area in cui ti muovi, ma non è che hai, capito, dei vincoli perché non puoi. E tra l'altro questo permette anche degli artifici di level design interessanti, perché? Perché io posso andare di lì. E allora mi faccio tutto il giro normale, ma potrei anche buttarmi di sotto e se imbrocco l'acqua, ok, skippo del livello. Capite? Skippo una parte di questo livello. Vediamolo al contrario per dimostrare questo. Io mi butto in acqua, poi da qualche parte adesso dovrò trovare il modo di uscirci. Lo faccio solo per velocizzare con Fly. Adesso troviamo il posto dove ci sta, perché in acqua sono più lente, quindi non ho voglia di farvi perdere tempo. Qua c'è il punto dove si sale qui e siamo esattamente dove saremmo stati se avessimo fatto tutto il giro all'interno di questa miniera che adesso percorriamo al contrario fondamentalmente. Qua ci sarebbe il primo mob, ok? Adesso sì. Pistola disgregatrice mi piace molto di più. C'è anche l'attacco secondario che fa OE, è divertente. Ecco, questo è un altro pezzo, frutto medicinale dei Nali, che sarebbero gli alieni di questo pianeta comunque. E qua da qualche parte adesso si risale da dove saremmo scesi fondamentalmente. Quindi un livello con una molteplicità di approcci. Questo poi è stato sfruttato in altri giochi che usavano la Unreal Engine molto di più, tipo, non so, immaginatevi Deus Ex, che ha dei livelli che prevedono una molteplicità di approcci, non era di qui che si saliva probabilmente. Vediamo cosa c'è lì dietro, tra l'altro, che non mi pare di aver mai visto. Ah no, forse era proprio qua dove si saliva invece. Sì. Okay. E ancora oggi a volte mi perdo nei livelli di Unreal, da quanto sono fatti bene, quanto sono divertenti, anche solo proprio da vedere e da esplorare, no? Tra l'altro molto bello secondo me, a prescindere poi da come è reso, l'idea proprio di avere un misto di science fiction, chiamiamola così, e fantasy, perché vedremo nel corso del tempo che questo pianeta dove siamo atterrati è un pianeta che ha delle, ha già una civiltà, diciamo che è una civiltà spirituale di gente che levita, vedete, tipo questo, e vive fondamentalmente nel Medioevo. Quindi ci sono i castelli, ci sono tutte queste robe qua, ok, che solitamente sono tipiche del fantasy, invece qua le abbiamo in uno sparatutto science fiction, con il plasma, le armi, i laser e tutto quanto, le bombe.
e via. E infatti la storia è fondamentalmente quella, non so dove cazzo andare, è la storia di una di un'invasione aliena fondamentalmente che c'è stata su questo pianeta che noi respingiamo per caso, perché ci siamo schiantati qua per puro caso. Questa ragazza addirittura probabilmente era una zona secondaria che non ha nessuna attinenza con l'inizio del gioco. Quindi niente, ci siamo fatti un giro per nulla, giusto per farvi vedere le potenzialità del motore di Unreal appunto nel 1998. Ok, non sono riuscito a risalire, mi sento rincoglionito adesso per una pura questione di completamento, perché sono triggerato, salgo col fly, passo da sopra e vedo dove arrivo, perché sono sicuro che si esce qua sotto, ma non mi ricordo da dove. Notate tra l'altro che i livelli di Unreal sono abbastanza labirintici, ricordano un po' quelli di Elden Ring o Dark Souls a volte, appunto per una questione di... Poi sono abbastanza lineari, però hanno una molteplicità di approcci e di cose da fare che a volte può trarre in inganno. E infatti questo è il motivo per cui non li vedremo tutti i livelli di Unreal oggi, vediamo solo una selezione, i migliori, perché c'è anche tanta roba che è un po' troppo sperimentale, diciamo così, ok? Hanno voluto sperimentare, a volte hanno fatto bene, a volte un po' meno bene. Dovrebbe esserci. Ecco, sì. Ah, si sale addirittura invece che scendere, che è una strana questione. Ora, ovviamente i modelli qua sì, si patiscono sicuramente il peso degli anni. Ah, ecco, no, niente, si andava, era necessario passare di lì, quindi evidentemente c'era un altro modo per salire. Ok, comunque questo era il primo livello e vi ho fatto vedere le peculiarità che secondo me sono interessanti, che dimostrano no, già dal primo momento al giocatore del 1998 qual era la potenzialità di Unreal, del motore e tutto quanto. Notate anche un'altra cosa, piccolo dettaglio. Una cosa che andava per la maggiore ai tempi, e che oggi va molto meno, era quella di raccontare la storia appunto del gioco con dei dettagli che facevano immedesimare di più il giocatore attraverso dei segnali tipo il passaggio del tempo, il fatto che si andava da un posto all'altro e già prima c'era. Unreal è uno di questi, un altro famoso è Half-Life, che ha un ottimo level design. Il gioco inizia con uno skybox, diciamo al pomeriggio, ok? Nel corso dei livelli diventa notte. Ovviamente non c'è il ciclo giorno-notte, perché non era possibile implementarlo con le tecnologie dell'epoca, ma viene cambiato lo skybox dagli sviluppatori così da dare l'idea del passaggio del tempo e quindi di fatto dello svolgersi dell'avventura in uno spazio temporale, no? Lo stesso, se ci fate caso, c'era in Half-Life. In Half-Life, no, si inizia la mattina. C'è tutto il primo giorno, c'è la notte quando lanci il razzo, eccetera, e poi c'è di nuovo la mattina quando vai sulla montagna e tutto quanto. Quindi c'è proprio questo scandire il passaggio del tempo che secondo me è figo comunque, no? Cioè dimostra che si è pensati. Bene, io qua mi sono selezionato un tot di salvataggi, più ho qua sul cellulare tutta la lista dei livelli, perché non ho salvato tutto quello che avrei voluto salvare. Useremo la console quindi per esplorarne alcuni e vedere delle peculiarità. Vediamo quello da cui possiamo iniziare. Vorrei andare con calma, vorrei andare con calma. Allora, considerate questo. Dopo diciamo questo primo pezzo all'esterno, si entra in una serie di livelli interni che io skippo, ok? Perché sono molto meno belli e sono di fatto dei templi, non sono male, però sono un po' confusionari e diciamo secondo me non rendono al massimo. Da questi templi si esce attraverso le stanze cerimoniali, eccolo qua. E qua già cambia tutto, perché siamo in una caverna, ok? Prendiamo una zattera, quindi c'è di nuovo, no? Guardate qua, è chiaramente un modo per gli sviluppatori di dire quanto siamo fighi, guardate la nostra grafica. Con, no, i cristalli che fanno la luce, l'acqua che fa un alone di luce che sembrano i riflessi. Vedete che c'è un effetto tipo di smerigliato. Ok, e qua fondamentalmente usciamo dalla parte cupa interna dei primi livelli e andiamo di nuovo verso l'esterno, che ha delle trovate sicuramente più interessanti a livello di level design. Non mi ricordo niente di questo livello, l'arena oscura. Non mi ricordo niente di questo livello. Questo forse è un altro interno, c'è ancora un pezzo in... Ah sì, c'è un altro pezzo interno. Fatemi vedere solo un attimo con Ghost se è il livello che... Sì, perché questo è ancora... Ok, no, siamo quasi. Ok, Ghost, insomma si fa un piccolo pezzo al corridoio. Ok, no, mi ricordavo bene. E si torna all'esterno, ok? Questo vedete che è cambiato il tempo.
Si è fatto più chiaro in realtà, quindi inizia la mattina anche questo gioco. E qua c'è una struttura di nuovo dentro la quale bisogna entrare. Notate tra l'altro anche qui, no? La mastodonticità di questi ambienti, che per l'epoca, voglio dire, tanta roba, no? Però non abbiamo ancora visto niente. Questo è solo un modo, diciamo, per farvi iniziare a capire come funziona Unreal, ma poi vediamo le cose veramente belle. Secondo me le cose più peculiari. Voglio solo ricordarmi cosa c'è qui, niente, c'è un livello interno, poca roba. Ok, quindi questo livello tanto quanto, ma giusto per farvi vedere come procede. Allora, quello che invece secondo me è molto, inizia a diventare molto molto interessante, è più avanti. Più avanti inizia a fare notte, secondo me è qua che devo caricare. Inizia a fare notte, si esplora ancora un pezzo fuori e poi si capisce fondamentalmente che bisogna ascendere, bisogna salire. Ok. E allora gli sviluppatori di Unreal si inventano questo livello, che è un mix di interno e esterno gigantesco, tagliato con la lava sotto, quindi non una superficie bidimensionale e noiosa, ma tutto un saliscendi, no? Poi certo, privo di dettagli, non lo vedete come lo rendevano all'epoca, è privo di dettagli, non c'è una roccia, non c'è un arbusto, non c'è l'erba per terra, no, non c'è nulla. È chiaro, oggi c'è tutt'altro. Ma guardate, cioè, ditemi se non è scenografica una cosa del genere. E questo è tutto il livello, fino a là in alto, dove saliremo. Quindi, anche qui la sapienza, no? Esci dal caricamento del livello, ti guardi attorno, vedi sta roba e dici che bello sarebbe se potessi raggiungere la cima. E poi la cima la raggiungi per davvero, il tutto in un unico livello. Fatto certo con pochi dettagli, però accidenti, cioè va da, non so, una profondità che sembra Minecraft a un'altezza che sembra Minecraft, capito? Cioè è enorme questo livello, ha una scala gigantesca. E poi non è male anche da giocare, perché guardate, io incontro questi nemici a cui posso sparare. Adesso se mi faccio furbo, magari volevo proprio farlo, ecco, dai, no. E se sono bravo li faccio cadere giù. O Splash, non so se l'avete visto dallo streaming. Quindi è anche divertente perché fai cadere i nemici, capite? Come ne abbiamo visto l'ultima volta su Dark Messiah of Might and Magic. Cioè, così bisogna costruire i livelli. Poi che io abbia 10 rocce, 4 arbusti, 3 alberi, non me ne frega un cazzo. Perché se poi non mi diverto a giocare il livello o non me lo ricordo perché non è mastodontico, unico e indimenticabile, allora tanto vale, no? Non me ne frega nulla di avere miliardi di dettagli, se poi il livello non funziona, diciamo, no? Non è memorabile, non c'è un gameplay accattivante. Guardate quel tipo là in fondo, ad esempio. Adesso questo ci divertiamo, perché è così che bisogna giocarli questi giochi, no? Per divertirsi. Questo, hop, è caduto giù. Adesso lui andrà, volerà per 2 ore, non so neanche più dove è finito. Ah sì, e qua lì c'è stata una piccola esplosione del tipo che è esploso, cadendo. Capito? Divertentissimo, bellissimo. Guardate tra l'altro come rendevano all'epoca i ponti sospesi con un modello, un blocco. Guardate, un blocco che fa tipo il ponte sospeso, no? Però, c'è personalità in una scena del genere, eh? Ce n'è un casino, secondo me, un casino. E poi si arriva in questo piccolo ingresso che fa presagire, capito, che entriamo nella montagna, nell'obelisco, no? In questa sorta di pillar. E infatti ci entriamo, no? Infatti ci entriamo. Adesso io skippo solo la parte un po' più interna del livello perché è ben fatta, ma comunque una parte interna. E vedete che si sale per davvero. Cioè, se io esco col noclip, vedete che il livello è. Adesso usciamo solo. Ecco, vedete, il livello è effettivamente costruito dentro la montagna che vediamo da fuori. Vedete? Cioè, c'è la texture, ovviamente, che protegge il livello, diciamo, ma lo maschera. Però poi all'interno le stanze sono fatte, da sotto a sopra. Quindi cioè, tra l'altro qua addirittura inizia quasi a scattare, pensate, a caricare tutto, c'è incredibile ancora oggi. Ecco, c'è lo streaming aperto, però sorprendente, no? Sorprendente, pensate. Qua all'epoca che cosa sarà andato a 0 FPS, una roba del genere. Ecco, quindi si sale, ci sono una serie di ascensori, adesso ve lo faccio vedere in noclip, ma proprio per farvi vedere la sapienza di un level design del genere che. Questo secondo me dimostra anche come gli sviluppatori si sono divertiti, no, nel creare queste cose, stanze con l'acqua, anche qui per mostrare quanto è bella la grafica, questi sono tutti modi di farsi i fighi, no? Però uno sviluppatore che mi crea un livello che è effettivamente situato, cioè non c'è un'illusione, no? Effettivamente il livello mi mostra una roccia altissima e gigante sopra la quale pare io posso salire.
E poi effettivamente il livello prevede quello, cioè dentro questa roba c'è questo, ecco. Non è scontato, no? Non è scontato, perché uno può tranquillamente rendere la stessa illusione non facendolo così. Mette due portali, vai da un'altra parte, non guardi mai fuori, tanto chi se ne frega, no? Il giocatore non se ne accorge. E invece c'è, e quindi è immedesimante, perché poi questa roba ti permette di avere dei pezzi in esterna dove effettivamente esci e vedi fuori, no? E continui a salire e ti rendi conto del fatto che stai ascendendo, quindi hai dei checkpoint, chiamiamoli così, intermedi, che ti fanno dire: guarda dove sono arrivato, prima ero qua sotto che sparavo ai mob e adesso sono entrato dentro questo pillar di roccia per salire, questo grattacielo di roccia per salire, e poi nel momento in cui ho un piccolo pezzo in esterno posso rendermi conto della strada che ho fatto. Beh, è bellissima, no, sta roba, cioè questo è come si fanno i livelli. Poi oggi ci metteresti i dettagli, l'erba, il sentiero, il selciato, le robe. E va bene perché ci sta, no? Oggi possiamo permetterci questo. Però se perdiamo di vista che cosa rende veramente bello un livello, tra cui appunto il rischio di essere anche sbalzati giù dai mob, a me non me ne frega nulla di avere la grafica con gli orpelli, no? Invece continuo a giocare a un gioco come questo che mi dà un sacco di cose, un sacco di cose. Ecco, ovviamente qua si continua a salire, adesso vediamo un piccolo pezzo in interno, solo perché questo livello è anche molto divertente, tra l'altro, è un bel livello proprio sotto molteplici aspetti, con una bella musica, è un livello interessante perché inizi a capire che stai arrivando a qualcosa di mistico e quindi ti aspetti, non dico del paranormale, ma comunque appunto del misticismo. Guardate, si sale, è un casino. Guardate, è tutto fatto, no? Gli ascensori che certo hanno due texture, però è proprio perché il livello esiste in verticale, quindi non c'è un caricamento, no? Tu stai effettivamente salendo e si arriva, non so se già qui, no, quasi, qua si deve attivare questo oggetto. Ok, muori tu, dai, muori. Il combat è tra l'altro molto divertente. Ecco, si apre questo cristallo che segnala fondamentalmente il fatto che noi possiamo ascendere. Anche qui, no, scimmiottamento di ombre in tempo reale. Guardate quanto è fatto bene sto gioco nel 1998, è incredibile, cioè incredibile, è incredibile. È incredibile, ma poi a questi livelli sono una cosa pazzesca. Pazzesca. E vediamo un po' se... Eccolo qua, sì, perfetto. E guardate qua... Ah, no, no, però così non mi piace, perché volevo farvelo vedere che arrivava da sopra. Porca miseria. Non mi piace questa cosa che è successa, non importa. Comunque si arriva fino alla cima di questo rialzo sul terreno, no? Di questo blocco, di questo obelisco. Adesso faccio fuori solo questo paio di mob e poi vi mostro una cosa molto bella. Quindi noi siamo saliti quasi dalle profondità della terra perché vediamo la lava a un punto molto alto. Tutto fatto, tutto col livello visibile, esplorabile, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, magari senza morire sarebbe il caso, perfetto. Guardate un po'. Guardate, guarda, cioè, è pazzesco, no? È pazzesco, è pazzesco. Cioè, questa roba qua, forse solo Elden Ring ultimamente è riuscita a farla, no? Di dare questa idea di ampiezza degli ambienti, ok? Poi questo è un livello di uno sparatutto fatto nel 98 con tutti i difetti, i problemi del caso. Ma guardate il fatto che io sto vedendo in lontananza e mi accorgo di essere dentro un ambiente grande, no? Un ambiente che ho effettivamente esplorato tutto da sopra a da sotto a sopra. È estremamente soddisfacente per il player una cosa del genere. Ok, bene. Ma le cose non finiscono qui, perché qua ovviamente il misticismo inizia a farsi pesante, no? Che cos'è questo? Anche il giocatore mentre gioca se lo chiede, no? Dice che cos'è questo posto, che cos'è quel cristallo, cosa succede? Bene, a un certo punto ho sbagliato strada, scusatemi, a un certo punto arriva. Dovrebbe arrivare perlomeno, c'era prima, come mai adesso non c'è più, fatemi vedere, c'è un pulsante da attivare da qualche parte. Ma questa è una bella cosa perché mi permette di farvi vedere l'arrivo dell'ascensore. Penso di dover tornare indietro rapidamente, lo speedrunno, così vediamo proprio tutto. Sì, sono molto contento in realtà che si sia resettato. Ok, questo esce, adesso guardate cosa succede, io torno dove ero prima, c'è anche la scenetta che non tutti vedono, c'è anche la scenetta che non tutti vedono perché salito qua sopra e letto prepararsi all'imbarco, io vedo, guardate che da là sopra arriva un oggetto, vedete che arriva un oggetto dall'alto, dal cielo, arriva sto oggetto dal cielo
Questa è una cosa che quando tu giochi la prima volta rimani colpito, no? Ti sei fatto tutto il mazzo, dalle profondità della terra, salito tutto sto coso, arriva sto ascensore dal cielo, tu sali sopra, c'è tra l'altro anche l'ominous signal del sangue sul pavimento. Ok, tu sali, ma pronto? E lui si alza. E si chiude. E il livello finisce e se ne carica un altro. Adesso vi faccio vedere, tra l'altro, questo livello di personalità eccezionale, quello subito che segue. Immediatamente vediamo che siamo sopra le nuvole, in una città tipo Bespin, no? Diciamo così, città sulle nuvole. Cioè, fantastico, no? Fantastico. Questo è un livello clamoroso. Immediatamente il gioco ci mostra questo tipo che viene buttato giù dai mob nemici. Così ci fa capire, vedete, potete lanciare giù i mob come se non l'avessimo mai capito, no? Però ci dà un piccolo suggerimento. Ecco, bellissimo, i mob che cadono. Guardate. E questo è lo skybox. Anche questo livello tagliato, ok? Quindi non un piano bidimensionale, ma con dei punti dove non si può andare perché si cade. Cioè, vi faccio vedere quello che succede. Panico e morte. E niente, cioè ovviamente no, game over, però, no, 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 sì o no? Questo è un livello clamoroso e dentro, anche qui di nuovo, è come dire, la suspension of belief, no, of disbelief, l'immersione è garantita dal fatto che effettivamente qua c'è un livello che è un livello tagliato, una roccia in mezzo alle nubi, con degli esterni dai quali possiamo vedere l'esterno del livello, no? Il perimetro esterno del livello, ma poi l'azione si svolge al suo interno, quindi noi effettivamente abbiamo l'impressione di muoverci all'interno di uno spazio, capite? Non è semplicemente un mondo bidimensionale che potrebbe essere qualsiasi cosa. E vediamo fuori, tra l'altro, no? Ogni tanto ci sono queste buche dalle quali vediamo fuori. Quindi cioè è un'illusione di un open world, capite, in qualche modo. E poi guardate anche qua, ogni occasione è buona per far vedere l'acqua, no? I riflessi, le scene naturalistiche. È molto, cioè, è proprio bello, no? Unreal, al di là poi delle considerazioni grafiche che posso fare io nel dettaglio delle cose. Gli scenari che sono creati sono belli. Cioè, ci sono questi luoghi naturalistici, no? Questi fiumi, queste caverne con queste belle luci, no? È tutto molto bello, con il cielo stellato che si vede da sotto, no? Vedete? È proprio molto bello, diciamo. Metto Ghost solo per fare prima, perché qua mi ricordo che c'è un pezzo dove si nuota e non ho voglia. Comunque, si esplorano tutte queste caverne, no? Vedete? Qua addirittura c'è una cascata che poi finisce nel vuoto. Ok? Qua un altro eventuale pezzo esterno da vedere, che ci permette, no, di renderci conto proprio di dove siamo. Si procede verso l'interno e va bene. Qua quindi un misto tra interni ed esterni in questo livello. Qua potrebbe essere la fine, eh? Non mi ricordo più dov'è che finisce il livello. Si procede ancora da qualche parte. Comunque c'è tutta un'esplorazione, diciamo, di queste caverne. Fino a che, esatto, fino a che non si arriva, non si arriva qui. L'esplorazione delle caverne, guardate, con tutti questi scenari estremamente suggestivi, estremamente coreografici e suggestivi. Qua, tra l'altro, questo era il punto che guardavamo dall'alto, quello del fiumiciatto il fiumiciattolo di sotto. Quindi anche questo, no? Altra sapienza del level design. La parte finale del livello la si vede sin dall'inizio, ma non si può raggiungere. Una bella cosa anche questa, no? Guardate che figata. E poi si arriva appunto a questo. Notate anche le armi di Unreal, sto giocando malissimo, scusatemi, vi chiedo scusa, adesso riprendo il controllo. Perfetto. E si arriva a questa porta di. Qua, interno, fighissimo, con. Ogni occasione, anche qui, è buona per metterci un riflesso. Si sale, quindi è finita, diciamo, la parte delle caverne, no? Il livello ci segnala che non siamo più nelle caverne. Sì, poi devo killare tutti i mob, ma non c'ho voglia, quindi triggero con Ghost e passo. Caricamento, altro livello. Questo è un altro livello meraviglioso, sempre di personalità, sempre con questo connubio science fiction fantasy. L'Oasi di Napalm, uno dei livelli più belli in assoluto. Questo è inutile che ve lo faccia vedere da sotto, ve lo faccio apprezzare dall'alto. Siamo sulla sommità di questa isola volante e c'è la città.
dei Nali, che sono gli alieni, fondamentalmente tutta fatta, che compone il livello. Fondamentalmente il livello è un'esplorazione di questa città con tutta una serie di... Questo è un livello non lineare, ci sono tutta una serie di pulsanti da premere che fanno in modo tale che si acceda a luoghi che prima erano chiusi, ed è tutto fatto, si può girare attorno all'isola, ok? Infatti ci sono anche degli easter egg, dei power up, vedete, se uno si fa tutto lo sbattone girando attorno all'isola, a un certo punto ottiene il potenziamento di Deus Ex, che in questo gioco non è il biopotenziamento ma è 200 vita, ok? È la super, super health. E questo è uno dei livelli più belli di Unreal in generale, anche giocandolo. Cioè, guardate, con la città, con i Nali, le statue, insomma, fatto benissimo, meraviglioso. Anche qua uno con 4 orpelli di più, 2 minchiate, potrebbe raddoppiarne, triplicarne la dimensione, lasciare la grafica più o meno uguale, appunto, con un paio di cose, e avrebbe un livello che poteva mettere su Morpg a 144 fps, 0 lag. Basta accontentarsi un attimo, ma qua non è accontentarsi, perché qua la grafica è quella di una volta, ok, ma il level design è immortale, cioè la costruzione di questi ambienti è immortale. Io non ha patito un giorno, capite? Guardando questi ambienti, non ha patito un giorno la costruzione del level design, quindi sì, si potrebbe ancora oggi, insomma, ripensare a molte cose. Del resto non è un caso, no, se ci sono tanti giochi indie che hanno successo con una grafica discreta o comunque che non puntano su quello. Basta avere le idee e la personalità, no? Alla fine, dopo aver aperto tutta una serie di pulsanti, si accede sotto la cascata, in classico stile fantasy, no, avventuriero, sotto la cascata di questa piazza bellissima, anche qui con l'obelisco, cioè guardate, proprio secondo me si vede, no, quando lo sviluppatore si è divertito a fare le cose, perché poteva farmi un livello lineare di merda con 4 case messe lì a una piazzetta, invece si è preso, no, la briga di intagliare il terreno, mettere l'ostacolo, far la cascatina al centro, ci ha messo un obelisco, ci hanno fatto l'acqua bella, no, blu, caraibica nel centro, no? Posto mistico, no? Bellissimo, reso da Dio, no? Reso da Dio. Poteva evitare di fare tutto l'esterno calpestabile. Faceva metà livello, non se ne accorgeva nessuno, invece l'ha fatto perché si è divertito nel farlo, secondo me, mentre creava la mappa diceva che roba bella che sta venendo, e quindi ha fatto anche di più di quello che sarebbe stato necessario fare, e il risultato lo vediamo ancora oggi, no? Lo vediamo ancora oggi, la qualità. Quando le cose sono fatte con passione, questo è evidente, cioè sono proprio indizi che non si possono negare. Alla fine, appunto, entrando qui dentro, sì, in Ghost non mi carica il livello, ovviamente, comunque, entrando qui c'è il caricamento a livello successivo, che poi è meno bello, diciamo, perché è di nuovo un interno, una base aliena, con appunto un classico livello interno, ok? Ci sono effettivamente dei momenti in cui si vede fuori, per cui vedete che il livello precedente è ancora caricato. Questo è suggestivo, io non sapevo questa cosa. Non l'avevo mai visto in NoClip. Ok, vedete, quindi c'è tutta la base interna, ma per la verità anche il livello fuori è ancora caricato. Questo è perché qua c'è una finestra, però è curioso che sia caricato tutto il livello fuori. Vedete, qua c'è poi una finestra all'interno della base. È curioso, quindi c'è ancora tutto il livello prima caricato, non certo il massimo dell'ottimizzazione grafica, diciamo. Quindi c'è nel corso di Unreal, appunto, vediamo tutta una serie, per questo che a me piace molto, di livelli al gusto mio, no? Livelli al gusto mio, livelli con divertimento da parte di developers, zone segrete, begli ambienti naturalistici e soprattutto l'idea della seghettatura, no? Per cui non è un piano bidimensionale, ma si cade anche nel vuoto, ci sono questi orpelli come la cascata, no? Si usa bene l'elevazione, eccetera, eccetera, quindi molto bello. Vi faccio ancora vedere alcune cose, ovviamente. A un certo punto, girando per le ambientazioni varie, si arriva in questa di nuovo astronave o qualcosa del genere, no? E qua secondo me c'è proprio la prova di quello che dicevo prima circa il fatto che è importante sviluppare il gioco avendo di fianco quelli che ti sviluppano l'engine. Vedete questa scena di nuovo si arriva a un certo punto in un posto che ha dei riflessi. Ma questi riflessi questa volta si interrompono a un certo punto, non sono, capito, spalmati lungo tutta la lunghezza della stanza,
ma hanno delle seghettature che li fa interrompere, fanno anche un po' un mindfuck, no? Se pensate, una sorta di illusione ottica, perché qua c'è classica roba che mettevano negli anni 90, verde, no? L'acido, per così dire. Ecco, più avanti, diciamo, nell'avventura, devo solo trovare il livello, si torna in questa stessa stanza che però è distrutta. Dovrebbe chiamarsi Terranius. E guardate così è questa. E guardate cosa succede quando torniamo nel corso del tempo in questo posto distrutto che non ha più l'acqua e quindi c'è lo specchio interrotto. Guardate che effetto, guardate che cazzo di effetto ottico fa. Allora, questo non lo fai se devi sviluppare il tuo gioco entro le deadline degli azionisti col crunch che ti massacrano utilizzando l'engine di qualcun altro che hanno comprato e te l'hanno fatto usare solo perché costava di meno, ok? Non lo fai, lo devi fare, lo fai se hai la passione nel progetto che stai facendo, al punto che ti inventi una stronzata come lo specchio rotto, come il riflesso rotto, ok? Ma non è una stronzata, perché se fosse una stronzata l'avremmo vista in tutti i giochi, e invece io una scena così non l'ho mai vista. Quindi ci vorrà pur dire qualcosa? Vorrà pur dire qualcosa? Ecco. Questo poi il livello non è granché, ok? Questo è un classico livello di nuovo interno, uno dei meno belli di Unreal. Però, secondo me, già solo il fatto che hanno pensato a sta roba è inequivocabile, no? Inequivocabile. Si sono divertiti a fare il gioco, lavoravano di concerto, era un progetto di passione. Non c'era il tipo che gli faceva fare il crunch dall'alto all'età. Poi magari c'era anche il crunch, certamente sono stati anche lì i vincoli e non dico di no, ma era tutto un altro modo di lavorare, tutta un'altra sapienza e tutto un altro collegamento interno tra, ripeto, chi fa il gioco, chi fa l'engine, eccetera. Un altro paio di livelli divertenti che vi faccio vedere. Qua siamo all'inizio del gioco, altro paesaggio naturalistico. Questo è uno dei livelli esterni più ampi che c'è. Qua abbiamo praticamente, non dico un open world, però notate, questo è un livello gigantesco, ok, tutto esterno, anche qui di nuovo con l'acqua, perché agli sviluppatori di Unreal piace da morire, no? L'acqua gli piaceva tantissimo vederla renderizzata dal loro motore grafico straordinario nel 1998. Quindi partiamo di nuovo anche qui con un connubio science fiction fantasy, per cui abbiamo una parte iniziale naturalistica con l'acqua, l'astronave, però l'astronave distrutta, e poi tutta una serie, diciamo così, di canyon che portano a questa chiesetta, un monastero che c'è qua. Questo è proprio una sorta di monastero, ok? Con, tra l'altro, qui dietro c'è tutta una sequenza nel cimitero del monastero, che è piccolissima, è molto molto carina. Eccola qua, ok? Piccola zona anche qui fatta benissimo, cioè con estremo divertimento da parte di chi l'ha sviluppata, proprio con gli orpelli, con le robe fatte a modo, per non dire altro. E quindi niente, questo è solo un livello di passaggio per farvelo vedere. Voglio ancora farvi vedere un paio di cose. Questo è un livello molto interessante, sempre di notte nel corso delle peregrinazioni si arriva a questa, forse prima ancora più, no, ok, qua va benissimo. Si arriva a un certo punto, si esce da una roba tipo le miniere di Moria e si arriva qui, il tipo ci fa il segno di procedere, apre questa cosa, no sì, ma io l'avevo già aperta, quindi non è il caso che me la chiudi, ok? Non capiamo bene dove siamo, però guardate, anche qui si intuisce, diciamo così, l'ampiezza dell'ambientazione, e improvvisamente capiamo di essere sostanzialmente di nuovo su un gigantesco ponte, una sorta di ponte levatoio che infine conduce a questo scenario qui, che poi è dove si svolge il livello, ok? Quindi abbiamo una sorta di prequel claustrofobico da cui si riesce solo a intuire dove siamo, fino a che non apriamo questo affare qua, apriamo questa porta qua e al giocatore viene data, no, l'emozione di vedere che cavolo di livello si trova dinanzi. E anche questo è un livello che si sviluppa un sacco in verticale, anche qua con l'acqua verde, le luci e tutto quanto, no? Ogni livello di Unreal è fatto per mostrare al massimo le potenzialità del motore, gli piaceva da morire, e io trovo fantastico, no, anche questo. Cioè, immaginatevi anche qui oggi
vivere un livello di questo tipo, con la grafica un po' meglio, ma questi, io voglio queste ampiezze qua, questi scenari qua, questi chiariscuri, queste luci ombre, no? Questo fatto che io posso cadere perché il livello non è un piano bidimensionale uniforme. Vedo da lontano l'acqua, posso sparare i razzi e vedo che i razzi vanno lontani, no? C'ho un'ampiezza in quello che sto vedendo clamorosa. E so che mi divertirò, e so che questa è una cosa memorabile, no? E che me ne ricorderò. Questo è di nuovo una sorta di monastero, vedete, c'è questa croce che è il simbolo spirituale di quelli che vivono su questo pianeta, ecco. Però, caspita, no? Allora, perché non c'è... Guardate i dettagli, cioè, questo è uno dei livelli più belli, eh. Questo è proprio uno, a livello estetico, è uno dei livelli più belli di Unreal. Io mi chiedo perché non possiamo avere una sorta, no, di mondo virtuale negli MMO che faccia leva su questi concetti qua, anziché sulle grafiche. Io perché oggi gioco ancora un botto a WoW Season of Discovery? Perché la grafica non me ne frega niente se poi il gioco è sapiente. Io qua vi sto facendo vedere come un level design sapiente mantiene giovani i giochi del 1998 e li fa essere superiori rispetto al 90% dei giochi di adesso. Guardate che cazzo di livello si erano inventati. Incredibile. Incredibile. E lo giri tutto, vai anche sott'acqua, a un certo punto sali qua sopra, arrivi, fai, ci sono delle leve da aprire e se non sbaglio finisce poi lì dentro, in questa apertura nella montagna. Quindi, clamoroso, no? Anche questo. Infine, quasi infine, direi che le cose più belle le abbiamo viste. Volevo solo vedere se c'era qualcos'altro, ma direi di no. Direi che vi ho fatto vedere tutto. No, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è il boss finale. Il boss finale che si trova all'interno di un... Ah, forse questo è anche carino, una cosa interessante da farvi vedere in effetti. Ah sì, no, due cose ancora, due cose ancora. Andiamo prima in questa mappa qua che è Nalici, il castello dei Nali. Che mappa è questa? La riconoscete anche voi? Senza riflessi però, perché non è un benchmark. E la mappa è molto più grande, e ovviamente il castello dei Nali di cui all'opening, no? Notate la differenza, questo è il castello dei Nali in gioco, che ha tutti degli interni, ve lo mostro rapidamente, ve lo mostro un attimo. Si va di qua, c'è tutto l'interno del castello, con le stanze, un sacco di roba figa, anche qui tutto fatto all'interno degli effettivi modelli. Fino a che non si sale, può arrivare fino in cima. Dopo tutte queste scale c'è una stanza con una specie di boss. Ok? Quindi i riflessi se li sono mantenuti per la stanza. Quindi è un livello molto ampio, no? Molto più ampio rispetto a quello che abbiamo visto. Per cui ci sono state fatte dei downgrade, potremmo chiamarli così, grafici. In particolare qua, notate che non ci sono i riflessi, ma se io mi posiziono qui, ok? E faccio partire Open Unreal, che è la stessa mappa ma fatta a mo' di benchmark. Ma no, vedete che qua i riflessi ci sono, però non c'è l'interno al contempo. Non c'è l'interno perché questo non è un livello giocabile. È uno scimmiottamento del livello che abbiamo visto prima. Però fatto, no? Con tutte le grafiche che all'epoca il motore di Unreal poteva offrire. Quindi carino, no? Anche questo piccolo dettaglio, che nel livello vero non ci sono i riflessi, nel livello fatto per il benchmark invece ci sono. Ok, la grafica è generalmente un po' più bella, perché c'è anche meno roba da caricare. Nel corso delle avventure c'è poi tutta una parte, diciamo, di misticismo e di demoni, che è un po' discutibile probabilmente, però ve la mostro lo stesso, giusto per essere completo sulla descrizione di Unreal. C'è qua sul livello dopo il Nali Castle è il Demon Crater, se non sbaglio. È il cratere... No, non è il cratere, quello ancora dopo. È il Nali Lord. Il Nali Lord, ecco, l'antro del signore demonio. Che cavolo vuole dire, no? Adesso non posso combatterlo purtroppo perché non ho armi dal momento che sono spawnato in questo livello. Però c'è questa arena, ok, che non c'entra niente col resto del gioco. Questo è un livello completamente atipico, sembra Doom. Anche
anche perché la lava l'abbiamo già vista e non era fatta così. Ok, questa è una lava più rossa, sembra tipo sangue e c'è da combattere contro sto affare che ci tira i razzi. Non è neanche un encounter troppo difficile, bisogna giusto stargli lontano e doggiare i razzi, no? Questo classico encounter anni 90. Purtroppo non ho le armi perché sono spawnato da console e quindi se provo a farlo ci sto 3 ore. Puoi anche provare, è divertente. Questa è comunque una bella arena, è divertente farlo, ecco. Però notate come è un livello che non c'entra assolutamente nulla con il resto del gioco, è un unicum, c'è, fine. Proseguendo nel corso del livello dopo quello che abbiamo appena visto, c'è questo momento in cui si va a incontrare, diciamo, il posto da dove proviene l'invasione aliena su questo pianeta. E ve lo faccio vedere soltanto perché voi sapete che io ho un feticismo per i dischi volanti e c'è il disco volante, quindi mi piace questo livello. C'è tutto il disco volante fatto, che si vede da una finestra di questo interno, altrimenti il livello è un interno. Che di fatto ci preannuncia la sequenza finale del gioco, perché la sequenza finale di Unreal si svolge poi all'interno di questa astronave, ok? Devo confessarvi che i livelli finali di Unreal non sono granché, perché l'astronave è molto, come dire, claustrofobica, ma neanche perché è abbastanza ampia come spazi, però c'è delle luci stroboscopiche, comunque è cupa, non è granché. Ricordatevi solo questo piccolo punto, perché tornerà tra un attimo. Comunque la storia è che si entra dentro questa astronave, si fanno, ve li conto perché li ho segnati qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livelli, troppi! Tra l'altro Unreal è abbastanza lungo come gioco, fanno un sacco di livelli dentro l'astronave e poi si arriva all'ultimo livello che io ho già preparato, tra l'altro citandomi le armi perché appunto l'ho fatto partire da console, ma voglio fare l'encounter finale, l'ultimo livello dentro, diciamo, il cuore dell'astronave. Notate questo qua, vibes da System Shock, se l'avete mai giocato, no? Vibes da System Shock, questo è tipo il nocciolo dell'astronave, molto evocativo. Ok, bello, no? Perché siamo proprio in profondità, come dire, vedete che tutto attorno a noi è buio. C'è come una cavità dentro questa astronave enorme, non riusciamo neanche a vedere i proiettili dove esplodono quasi, no? È tutto molto lontano, quindi c'è un buio pesto totale con questi neon verdi, molto anni 90, molto Shodan, molto System Shock, però carino, no? Caruccio, comunque un bell'ambiente. E arriviamo quindi al boss finale che è la regina di sto cazzo, fondamentalmente. Oi. Ok, che va semplicemente killata adesso. È questa qua che ci spara. Spero si veda un minimo. Volevo farvi vedere un po' di gameplay contro il boss finale, così ci vediamo il boss finale. E niente, GG, no? E poi finiamo il gioco così. Questo non prendetelo come una roba competitiva o munizioni infinite, livello spawnato, insomma, non c'è. Poi ovviamente se muoio muoio, ma non, cioè, conto di non morire. Vi faccio vedere un po' di armi, nel frattempo le utilizziamo contro la regina, abbiamo il mitragliatore qua che si prende in realtà più avanti nel gioco, due cadenze di fuoco, una cadenza più veloce e meno precisa, una cadenza di fuoco più lenta ma precisa. Ve le faccio vedere in ordine contrario, abbiamo il fucile di precisione, quello diciamo fa saltare le teste della gente, molto divertente. Questa è un'arma tipica, me l'avete vista usare prima, questa lascia dello schifo per terra, fa un sacco di danni, è un'arma molto sottovalutata da chi non conosce un po' Unreal, invece è molto 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 forte. Poi c'è il lanciarasoi, che è un'altra arma abbastanza caratteristica di Unreal, torna in Unreal Tournament e un sacco di altre cose. A me non piace molto, buon danno ma strana, due attacchi, uno che lancia i cosi in maniera rasoi dritti e uno che lancia i rasoi al rovescio. Sono morto non so da cosa. Sono stato one shotato da qualcosa? Ah, ragazzi, incredibile questa roba. Come è potuto succedere? Stavo presentando le armi. Come è possibile che sono morto così one shotato? Assurdo. Poi abbiamo il cannone Flak, che è un'arma famosissima in Unreal, che lancia queste schegge che rimbalzano. Tra l'altro, notate all'epoca il fatto di avere delle schegge che rimbalzano sul terreno era un bel achievement per il motore grafico, diciamo così. E come secondaria lancia l'intero caricatore in un colpo solo. Fa un botto di danni, e quindi è una bellissima arma, una delle più belle. Poi abbiamo il classico lanciarazzi, che
che si usa in tre modalità, in modalità tasto sinistro e tasto destro premuto insieme, in modalità tasto destro, cioè lancia delle granate, e in modalità tasto sinistro tirato e basta, che fondamentalmente carica una serie di razzi e li lancia in linea retta. Notate come questi razzi vengono lanciati in linea retta, adesso vi faccio vedere, vedete che fa una linea retta. Ma se io premo anche il tasto destro mentre li carico col tasto sinistro, i razzi vengono lanciati a cerchio. E questo è carino. Poi abbiamo l'ASMR, si chiama tipo ASMR, ma non mi ricordo come si chiama, dobbiamo uccidere. Che fa questa sorta di railgun come primaria, questa roba secondaria che io odio, ma che si combina con la primaria, perché se io colpisco al volo il proiettile che proviene dalla secondaria, faccio un'esplosione che fa un botto di danni. Solo che bisogna essere tipo pixel perfect come precisione, non è facilissimo, ve lo garantisco. Bisogna teoricamente stare per... adesso poi, scusate, non voglio morire. Poi abbiamo lo Stinger, che è questo lancia schegge di ghiaccio, un'arma utile per i primi livelli, ma poi non viene praticamente più utilizzata. Quindi queste sono le armi di Unreal 1. Tutte abbastanza carine, abbastanza interessanti, un po' diverse rispetto al solito, no? Una cosa bella è che molte sfruttano i rimbalzi, no? Comunque lo scenario, questa si appiccica. Oh, non mi uccidere che sto presentando le armi. Questa rimbalza. Questa anche rimbalza. E basta, direi. Quindi carino, no? Molto interessante. Adesso utilizziamo un po' lo Stinger per fare grandi danni alla regina, al boss finale. Oh, all'inizio di questa arena si droppano gli stivali del super salto. Quindi saltiamo di più, finché durano. Buonasera. Era solo un ologramma. C'è questo momento in cui non si sa bene chi attaccare, no? Perché c'è lei che si teletrasporta, fa gli ologrammi. Questa è quella vera. È un encounter molto lungo, tra l'altro, molto lungo. Anche abbastanza difficile, conti fatti. Non difficilissimo, certamente è un encounter degli anni 90. Comunque mi andava di farlo. Se poi vi rompe, lo chiudiamo. Adesso vi leggo la chat, che non ho mai letto. Tra l'altro vi chiedo scusa, ma almeno abbiamo presentato tutto Unreal. Anche perché poi c'è la parte finale. Vedete, poi si crea questo scudo maledetto che ci impedisce di farle danno. Diciamo non impossibile, non impossibile. Bella hitbox dello scudo, avete visto la hitbox dello scudo, che mi ha permesso di colpirle le gambe ma non il resto del corpo. E muore la regina, vabbè, facilissimo, mi ricredo, veramente un encounter del cazzo, super facile. Era da molto tempo che non lo facevo, perché non sono riuscito a finirlo Unreal in questi giorni, perché è molto lungo. E quindi niente, mi ha fatto piacere killare la regina. Ora, killata la regina, c'è un punto dove si deve andare per attivare l'escape pod e farvi vedere il livello proprio finale, che è molto carino, tra l'altro. Non so se esplode la roba di base o se no, devo andare di lì probabilmente. Ecco, notate come non c'è più musica. Qua davanti a noi viene presentata un'astronave con tipo il coso dell'imbarco, no? Che ci fa andare lì senza morire contro l'ultimo mob, tipo il Marauder Shields di Unreal. Il pianeta è in ologramma, carino, bel modello, no? Carino, con la luna che gli gira attorno, cosa dite? E infine... la fine di Unreal, che adesso ci vediamo e poi commentiamo tutto quello che abbiamo visto sinora. No, ma che è successo? Fermi tutti. Intanto vi metto la... non so come mai non è partita la fine di Unreal, ma intanto vi voglio alzare la musica un minimo, perché vale la pena. Open Unreal Ending. No, come si chiama? Endgame. Open Endgame. Siete pronti? Certo che sì.
E questo, ragazzi, era la fine di un reel. Adesso, giusto per non farmi... La musica è bellissima, questo è il main theme di Unreal, tra l'altro, è la musica più bella dei videogiochi. Questo era la cutscene finale in cui, lo so che non avete letto perché c'ero io sopra, comunque fondamentalmente si esaurisce il carburante della navicella di salvataggio e quindi to be continued, no? La cosa bella è che questo è un livello esplorabile. E questo è veramente un livello, guardate, con Ghost posso girarci, no? Ovviamente ha un uso sapiente dello skybox, nella misura in cui vedete che io qua esco subito in area no clip, perché lo skybox è lì in realtà. Adesso vi faccio vedere. Quindi questo che vediamo non è altro che vedete che tra l'altro è quadrato, vedete che si vedono le righe dello skybox, no? Proprio si chiama skybox perché è una box, no? Ed è questo ingrandito. Questo è a dimensione normale, poi viene strecciato e viene fatto lo skybox, ok? Questo è come funziona poi il gioco, vedete che ci sono i modelli proprio dei soli e del pianeta. Poi viene tutto ingrandito appunto e ne viene fatto lo skybox. Ma la cosa bella appunto è che è un'illusione, ma è un vero livello fatto con Unreal questo. Sembra, questo ha lo stesso principio delle istanze di Starfield, no? Quando si arriva in orbita al pianeta, funziona allo stesso modo, è un livello finto. È un livello finto, no? Non è che non c'è nessun pianeta in realtà. Però questo era il 1998, non il 2004, non il 2023. Ecco, quindi... E possiamo anche tornare giù, tra l'altro. Vedete che questo era il punto dove prima gli ho detto fate attenzione. E possiamo rivederci tutto, francamente. Tutte le varie parti da dove siamo usciti, no? Fondamentalmente. Quindi torni, facciamo il percorso inverso, no? Rientriamo, qua c'è un easter egg, che non ho capito cos'è quel simbolo di una cartella, ovviamente non si può vedere, noi lo vediamo solo il contrario quando usciamo, invece adesso stiamo tornando indietro, anche qua sembra molto area no clip, ma noi non lo possiamo sapere perché noi lo vediamo al contrario, no? L'illusione quindi è mantenuta. Però vedete che è tutto un livello fatto, vediamo se faccio walk, magari cado, se faccio più in fretta, ecco. Vedete che lui prende tutti i cosi, adesso non vorrei solo schiantarmi, quindi ghost. E facciamo la stessa strada ma al contrario, perché è tutto un livello fatto, anche la sequenza finale di Unreal è fatta col motore di Unreal ed è un livello vero. Ed è una cosa molto bella questa in realtà, perché è una cutscene non interattiva. Che sembra, sono morto, vabbè, chi se ne frega. Ricomincia sequenza finale, ci mettiamo Ghost fin da subito. E niente, quindi poi tanto eravamo arrivati qui, la stanza era questa. Seguiamo questo, che parte. E quindi ragazzi, questo era Unreal, adesso non so più dove, ecco, questo è tutto il livello, come lo vediamo, in sezione trasversale, diciamo. C'era ancora della roba. Guardate. Sono fatti questa sezione così per l'endgame, vedete, si vede tutto. È gigante, enorme, cioè una roba incredibile. Notate che io sto andando a massima velocità di Ghost, tenendo premuta la barra spaziatrice, quindi per salire, basta. Sto solo salendo nell'asse Y e non c'è... cioè quasi quasi non vado avanti, capite? È gigantesco, non c'è velocità. Quindi complimenti agli sviluppatori di Unreal che si sono inventati francamente un gioco clamoroso dal quale, come avete visto, dovremo ancora tantissimo prendere esempio, soprattutto dal punto di vista del level design, le musiche, questi orpelli che vi ho fatto vedere, tipo lo specchio tagliato, no? L'acqua, gli ambienti naturalistici, c'è un sacco di roba bellissima su Unreal che vale veramente la pena di essere riscoperta e riapprezzata. E quindi io direi che ci possiamo, diciamo così, salutare almeno per un attimo, perché poi voglio rispondere un po' di vostre domande e commentare con di nuovo l'opening di Unreal e il suo main theme. Quindi intanto che lui gira io chiudo un attimo lo streaming, così abbiamo salvata la parte su Unreal e adesso arrivo subito per rispondere e parlare con voi delle considerazioni che abbiamo visto. Quindi a tra pochissimo.